Bentornati alla finale d'Italia's Got Talent, siamo in diretta qui a Roma dal Teatro 1 di Cinecittà World. Talentuosa conduttrice, nuova carena, bella aerodinamica che si prepara di dare il via alla gara del talento. Avanti. Sei tu Elio? Come? Scusate, vi dicevo, ve l'ho promesso prima, è il momento di sapere chi c'è sul podio in questo momento. Sulla gomma morbida si rientra in pista, circuito caldo, per conoscere il podio. Scusate, no, io non c'è. È una voce familiare comunque. Ma non lo so, sarà un'interferenza. No, è che hanno tutti la mascherina, quindi non si capisce se temeranno. Questa è una signora performance, no interferenza. Dopo il semaforo scatenate l'inferno. Giudici, prima dentro, cassamartello e giù legnate. È una voce molto riconoscibile. No. Chi è? A che ne so, chi è? Vabbè. È la voce del talento. Che è pronta a salire sul palco di Italia's Got Talent. Preparate i motori, sverniciare Elio, la Maionchi sorpassa la Pellegrini e dentro Frank Matano e andiamo. Scusate, ma io ho capito chi è. Aspetta. Scusa, voce? Ma per caso sei sul divano? Siamo tutti in piedi sul divano! Tutti in piedi sul divano! È Guido Meda! Ciao, buonasera Guido. A tutti! Guido, grazie. Ciao! Ma cosa ci fai qui? Vuoi fare il concorrente anche tu? Mi piacerebbe tanto, volevo portare una cover di Elio, ma hanno detto di no. sono qui per fare una cosa, chiamare un grande applauso per la Ferrari che domenica doppietta. Bravo! Per ricordare che domenica prossima si torna in pista alle 19 in Arabia Saudita, e non dico niente. Ci saremo. E che Enea Bastianini con la Ducati è in testa al mondiale della MotoGP, che torna il 3 aprile alle 20 con il Gran Premio di Argentina su Sky Sport. Bravo. Potevo non dirlo? Bravo Guido! Non potevi non dirlo, grazie Guido! Grazie a tutti! Vai piano se torni a casa, mi raccomando! Farò il possibile! Ciao Guido! Ciao, baci, grazie! Ciao Guido! Ciao Guido! Ciao.